Il turista della canzone. Domenico Modugno giunge a Fiumicino di ritorno dall'Unione Sovietica. Come ogni buon provinciale, anche lui ha comperato a Mosca una balalaica. Ai giornalisti dichiara che in Russia si è trovato benissimo, forse perché tutti i barbieri erano chiusi. L'incontro con la moglie è il piatto forte dei fotoreporters e il fondatore della stirpe dei cantautori bissa la scena del bacio. Per un attimo temiamo che voglia farci ascoltare la canzone che ha composto in aereo, ma per fortuna il pericolo è scongiurato. All'uscita dall'aeroporto c'è un momento di suspense. Modugno viene fermato al controllo dei passaporti. Tutto è in regola però, e purtroppo non lo rimandano indietro.